Per quanto riguarda noi, come ricordavi, ci siamo concentrati in particolar modo sulla tariffa puntuale, poiché siamo convinti, oramai da tempo, ma è arrivato il momento, che i cittadini, insomma, paghino i rifiuti per quanto ne producono, a differenza invece, ricordo, di come oggi, che in realtà la tassa di rifiuti si paga e sui metri quadrati dell'abitazione e anche sul numero di persone che vivono quell'abitazione. Ecco, questa scelta, diciamo, di attuare la tariffa puntuale, di portare la tariffa puntuale, non è una scelta, questo va detto, non è una cosa che può prendere il singolo comune, visto, ricordo, che la gestione dei rifiuti è a livello provinciale. Per cui, insomma, con questa mozione votata, ricordo, all'unanimità nel Consiglio Comunale di Montelabate, a parte l'astensione della Lega, e questo un po' ci sarebbe da aprire una parentesi, comunque dà mandato all'assessore all'ambiente, in questo caso al sottoscritto, di andare nell'assemblea dei sindaci e proporre a tutti, insomma, i punti cardine di questa proposta. Fra i punti cardine, oltre chiaramente al primo punto, che è quello della tariffa puntuale, questo lo si può fare, a nostro avviso, modificando il sistema di raccolta. Convinti che questo sistema di raccolta dei rifiuti proposto da Marche Multiservizi non è quello ideale per applicare la tariffa puntuale, abbiamo individuato altri due sistemi perché appunto si possa applicare la tariffa puntuale. Il primo è quello più famoso, quello che ormai tante amministrazioni utilizzano, è quello del porta a porta spinto. L'altro sistema è quello invece che è un sistema moderno che stanno cominciando ad utilizzare ora alcune amministrazioni, è quello simile a quello che abbiamo ora, e cioè il sistema stradale, ma in questo caso i cassonetti non sono di libero accesso come lo sono ora, ma sono chiusi. Si arriva al cassonetto con una tessera, che è chiaramente dove è indicata la propria utenza, e lì, insomma, si dovrà segnare che tipo di rifiuto stai conferendo, e appunto il peso di quel rifiuto. E solo in questo modo si può veramente applicare la tariffa puntuale nel vero senso della parola. Un altro punto della mozione, e cosa che appunto dovrò portare, come dicevo prima, nell'assemblea dei sindaci, un altro punto, il terzo punto, riguarda proprio l'implementazione degli impianti. Il Movimento 5 Stelle è stato colui che ha contribuito, che ha scritto, con l'ex assessore consigliere regionale Pier Giorgio Fabbri, la legge regionale sui compostori di prossimità. Il Movimento 5 Stelle, a livello provinciale della provincia di Pesaro-Urbino, ha fatto un documento programmatico per quanto riguarda la gestione dell'organico. E quello che si dice appunto anche nel terzo punto della proposta è che a nostro avviso sì al biodigestore industriale, ma deve essere correttamente dimensionato, non come ora, che invece riteniamo che sia un dimensionamento, una grandezza sproporzionata. Perché? Perché noi siamo convinti che a fianco della biodigestore industriale dobbiamo affiancare appunto dei compostori di prossimità,